GF15, Paola in crisi con Monte, Matteo Gentili si avvicina ad Alessia. Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sul cancelletto Grande Fratello, il reality di Canale 5, che si è di recente occupato del nuovo malore di Aida Nizar. Le ultime novità svelano che l'ex coppia Paola Di Benedetto e Matteo Gentili sono al centro di un nuovo cancelletto gossip. Paola in crisi con Francesco Monte, le sue parole. Brutte notizie in arrivo per Paola Di Benedetto e cancelletto Francesco Monte. Infatti si mormora che la storia tra la ex di Matteo Gentili e l'ex tronista di Uomini e Donne sia in crisi dopo la mancanza di post pubblicati su Instagram. Come ricorderete, Francesco Monte è reduce dalla separazione da Cecilia Rodriguez, mentre Paola aveva già dato il ben servito al concorrente del Grande Fratello per approdare sull'Isola dei Famosi. Ma ecco che Paola Di Benedetto ha voluto chiarire una volta per tutte come stanno davvero le cose. Madre Natura ha rivelato nel corso di una diretta Instagram queste testuali parole. So che la gente si affeziona al personaggio e alla coppia, però ci sono dei momenti e magari non sempre le cose vanno come uno si aspetta. Intanto Monte ha preferito trincerarsi dietro un muro di silenzio. Alcuni sospettano che l'ex tronista di Uomini e Donne sia arrabbiato con Paola per il suo ingresso all'interno del Grande Fratello per parlare con l'ex fidanzato Matteo Gentili. Una crisi passeggera, visto che entrambi sono stati visti alla festa di compleanno di Marco Ferri, un ex naufrago come loro. Infine Paola ha invitato tutti i followers ad usare l'intelligenza prima di lasciarsi andare a qualunque inutile commento. Grande Fratello, Alessia e Matteo, nuova coppia? Se Paola Di Benedetto e Francesco Monte sono in crisi, Matteo Gentili si è avvicinato alla bella mora di Torino. Di chi stiamo parlando se non di Alessia Prete? Che continua a lanciare occhiatine languide al calciatore durante gli allenamenti all'interno della casa più spiata d'Italia. Secondo Luigi Favoloso e Lucia Bramieri tra i due potrebbe nascere un sentimento ben più maturo di una semplice amicizia entro la fine dell'avventura televisiva. Invece secondo Mariana, Matteo sarebbe solo preso dal carattere della Prete, tanto da confessare queste testuali parole: a lui piace solo di carattere. Una nuova storia d'amore potrebbe nascere tra Matteo e Alessia nella casa del Grande Fratello 2018. Infine Alessia Prete e Matteo Gentili avrebbero deciso di non bruciare le tappe e di aspettare di uscire dalla casa di Cinecittà. Per altre notizie sul Grande Fratello vi basterà seguire il sito Blasting News.